Eccoci qui, siamo al termine dell'incontro Riverì-La Rocca, il risultato è finito 1-4 per La Rocca, siamo con mister Matrullo. Buongiorno mister. Buongiorno. Due parole della partita e il risultato, insomma, vi penalizza forse anche troppo? Beh, chiaramente l'andamento della partita è stato condizionato da degli episodi che il primo tempo purtroppo ci hanno portato a dover cambiare un attimino quelle che erano le nostre strategie. Chiaramente le faremo tesoro per il futuro, cerchiamo, ovviamente questa è una partita complicata sulla carta, abbiamo cercato di affrontarla nel migliore dei modi contro una squadra che secondo me è la più completa e in ogni reparto del girone, e niente, cercheremo chiaramente di far frutto di questi, diciamo, dei nostri errori di oggi e, per poter raccogliere nelle partite che ci aspettano. Sì, forse i punti pensavi già che era difficile recuperarli, oggi sono da recuperare magari negli scontri diretti, in altre partite? Ma guardi, allora sicuramente già la partita era complicata di per sé, purtroppo ci siamo anche un po' complicati noi la vita con degli episodi che comunque li ha favoriti, come il primo e il secondo gol. Chiaramente è stata tutta una partita in salita, cercheremo chiaramente di fare punti laddove la partita, ecco, i valori siano un po' più uguali. I giocatori, la formazione è quella che avevi da mettere in campo oppure ti mancava qualcuno? Beh, abbiamo un giocatore squalificato che era il 2002, molto forte, e sicuramente ci poteva risolvere alcune problematiche legate agli anni. Fondamentalmente la squadra era questa, forse magari, ecco, si poteva cambiare qualcosa. Abbiamo preso un giocatore nell'ultimo giorno di mercato, ancora deve entrare pienamente nei meccanismi, però ecco, io se, da allenatore, facendo la disamina della prestazione, posso chiaramente dire che la squadra, al di là di tutto, non è che abbia granché demeritato. Il risultato secondo me è di gran lunga penalizzante rispetto a quello che poi in realtà è stato lo sviluppo della partita, senza considerare che comunque negli ultimi minuti abbiamo dovuto cercare in ogni modo di sbilanciarci e di, diciamo così, rendere un po' il fianco all'avversario. Sì, infatti quello volevo anche dire, nel secondo tempo mi è parso di vedere più grinta, più propensione all'attacco, a cercare di recuperare il risultato. Guardi, io non sono neanche scontento del primo tempo, a dir vero. Se scudiamo le due clamorose palle regalate, i primi due gol regalati agli avversari, ecco, se facciamo un attimo un'analisi, non abbiamo concesso granché agli avversari, anzi abbiamo avuto la possibilità in un paio di circostanze di mettere in difficoltà noi la Rocca, che resta comunque secondo me la squadra più forte del girone, una corazzata veramente per questa categoria. Bene, grazie mister delle sue parole e in bocca al lupo per le prossime. Crepi, bocca al lupo anche alla Rocca.